Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Prima di Tutto. Anche questa mattina, come sempre, leggeremo i giornali, poi un ospite gradita che ci presenterà gli eventi attraverso il suo blog, come si è inventata e che cosa è successo con Mamma Dove Mi Porti, una grande richiesta, grande successo per questa giovane mamma che nel tempo libero si è inventata un lavoro, ma che poi in realtà è diventato un feedback importante per chi con bambini non sa mai cosa dover fare, dove poter portare, quindi tante belle idee. Prima ovviamente di leggere i quotidiani di oggi, andiamo a vedere però il santo del giorno e ci vediamo tra poco. Oggi si celebra la visitazione della Beata Vergine. Dopo l'annuncio dell'angelo, Maria si mette in viaggio frettolosamente, dice San Luca, per far visita alla cugina Elisabetta e prestarle servizio, aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme attraverso la Samaria e raggiunge Ain Karim in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. Maria rimane presso Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri 8 giorni per il rito dell'imposizione del nome. Accettando questo computo del periodo trascorso presso la cugina Elisabetta, la festa della Visitazione, di origine francescana, veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, ma si volle evitare che cadesse nel periodo quaresimale. Eccoci qui, bentornati. Andiamo subito a leggere le notizie del centro, il quotidiano d'Abruzzo, e vediamo qual è il titolo del centro. Una notizia di cronaca: muore a 39 anni dopo il parto notaresco, dà alla luce il primo figlio e viene colpita da un'emorragia. Poi il compleanno della bimba di Guardia Grele, Noemi compie 6 anni, il papà un miracolo. Ecco qui il papà e la mamma accanto alla piccola Noemi, bimba malata, e quindi insomma un bel traguardo, insomma noi facciamo gli auguri, queste sono bellissime notizie. E poi nelle cronache: Teramo verso il voto, scuole sicure, va ripresa la programmazione, e a Silvi ricorso degli albergatori, niente sospensiva, il TAR salva la tassa di soggiorno, e all'Università di Teramo confronto tra i candidati alla carica direttore in previsione delle imminenti votazioni del 5 giugno. E quindi andiamo a leggere immediatamente le pagine del centro e vediamo quali sono le notizie, e se riusciamo a scorrere le pagine, il centro non sfoglia, vediamo che cosa sta succedendo e vediamo se riusciamo a far sfogliare le pagine, e quindi non sfoglia queste pagine. Beh, benissimo, allora noi andiamo a vedere intanto il Messaggero e vediamo quali sono le notizie per quanto riguarda l'Abruzzo, e andiamo a leggere, ecco qui, ricostruzione, le notizie dell'apertura del Messaggero d'Abruzzo, ricostruzione sempre più ritardi, L'Aquila, il sindaco Biondi, bacchetta l'USRA, costante calo del numero dei pareri emessi, paghiamo le precedenti istruttorie edilizie eseguite in maniera non corretta o frettolosa. Teramo acqua torbida, colpa di un serbatoio. E poi Leonardo lancia il sistema Cyber Trainer, e Rimini Wellness, 10 aziende abruzzesi tra i colossi in esibizione, il divertimento, 180 eventi e ben 5 notti bianche per tutta l'estate. Poi il futsal, finale scudetto, acqua e sapone da urlo, vittoria 8-7 ai rigori. E sul dissesto idrogeologico ci sarà una barriera antipiogge. La psicologa uccisa con ferocia inaudita a Francavilla, nessun attenuante al cuoco che doveva pagare l'affitto. Sul porto di Vasto, il TAR, la battaglia vinta dal comune. Quindi leggiamo immediatamente le pagine interne del Messaggero. Per quanto riguarda l'Abruzzo, si torna sull'inchiesta di Rigopiano, Gerardis, nessuna carta valanghe, l'ex
Scusate, l'ex direttore generale della regione esaminai il piano neve, ma non fu preso in discussione il programma anti-slavine. Aver pensato che ci sia un manager che decida più di D'Alfonso è un'idea del tutto fuorviante. Poi nei prossimi giorni verranno fissati gli interrogatori del presidente e degli ex governatori del Turco e Chiodi. De Fanis, mai tangenti, solo contributi elettorali. E poi andiamo avanti e vediamo il titolo di Pescara, l'apertura che riguarda la pagina del Messaggero Abruzzo di Pescara: non resta che smettere, fa male anche la sigaretta elettronica. Il principale warning del centro antifumo dell'ASL: alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco, in tanti all'open day. La struttura passata dal servizio dipendenze all'unità operativa di pneumologia debutterà a giugno con una nuova equipe. E poi dai tornitori alla fibra, quello che manca all'industria 4.0 è un meeting. E poi andiamo ancora a sfogliare le pagine del Messaggero e vediamo qual è il titolo dell'Aquila: ritardi nella ricostruzione, il sindaco bacchetta l'USRA, lettera inviata anche alla De Micheli. Si registra un costante calo dei pareri, i numeri evidenziati dal primo cittadino si è passati da 749 del 2014 ai 500 di oggi. La difficile rinascita, insomma, ci sono sempre ovviamente molto attenzionato, seppur la De Micheli è fiduciosa per quanto riguarda il passaggio del decreto, la conversione del decreto in legge, sicuramente insomma ci sono delle situazioni che ancora stentano a ripartire, seppur il Mario Mazzocca siano state approvate due delibere per l'ampliamento del personale nell'ufficio speciale di ricostruzione e quelle relative alla flessibilità, per cui insomma il tutto per agevolare la ricostruzione sia nel settore privato che nel settore pubblico. E poi vediamo questa notizia di sanità: chirurgia, primi interventi con il robot in sala operatoria, numeri record per il reparto che registra 1000 interventi l'anno, di cui 250 per tumori. Nell'equipe del primario Vicentini anche un giovane super specializzato dall'estero, ecco qui, e vediamo l'equipe di chirurgia diretta dal primario Roberto Vicentini. Ecco la buona sanità. E poi ad Avezzano e Sulmona, colpo di scena: Aratari trasferito a Roma, la fabbrica dei certificati di comodo. Una donna al centro delle indagini conosceva molto bene le mosse di Gallese. L'inchiesta sulla vicenda appare tutt'altro che conclusa, per ora nessuna richiesta di scarcerazione è stata accolta. E ancora proseguiamo e vediamo l'apertura del Messaggero d'Abruzzo per Chieti: cyber security al via, progetto per battere i criminali del web. Lolli: nessuno ha investito più di noi, ricadute importanti nei prossimi anni. Mosca: così si apre uno spazio rilevante sul territorio per sviluppare nuove attività. E ancora, vediamo qui a Lanciano, Vasto e Ortona, fondi del porto, il comune vince al TAR. Secondo i giudici amministrativi la regione adesso dovrà erogare un finanziamento di 775.000 euro. I soldi sono necessari per intervenire sul molo di Pescherecce e poi la messa in sicurezza della banchina di Levante di Punta Penna. E leggiamo quindi l'apertura del Messaggero d'Abruzzo per quanto riguarda la pagina di Teramo: acqua torbida, tutta colpa del livello di un serbatoio. Forlini, presidente della Ruzzo Reti, ricostruisce l'incidente a Casemolino. Una donna di 61 anni ha sentito l'odore della nafta, poi ha accusato un malore. L'esame microbiologico: Antonio Forlini, presidente Ruzzo Reti, a destra appunto Casemolino, dove si è verificato il caso. Il giardino dell'arte sboccia all'università, vediamo qui la foto per quanto riguarda l'inaugurazione dell'installazione di arte contemporanea, installazione permanente che da ieri è all'Università degli Studi di Teramo, l'ultimo degli atti, uno degli ultimi atti del rettorato di Luciano D'Amico, che vedrà insomma cessare il suo rettorato. Lui sarà in carica fino al 31 ottobre 2018, le elezioni del nuovo rettore ci saranno lunedì 5 ottobre.
giugno, è proprio oggi la presentazione dei programmi dei due candidati alla carica rettorile, Stelio Mangiameli e Dino Mastrocola, e quindi tante attività per l'università. E poi la crisi chiude anche New Foodlandia, il saluto oggi in circonvallazione Ragusa, pizzeria rosticceria che chiude dopo 28 anni in circonvallazione Ragusa, e oggi proprio l'ultimo giorno di attività. Facciamo, insomma, purtroppo bisogna fare conti con questa situazione. Poi bimbi ancora contesi dai pediatri, ASL ferma, la specialista a distanza di 20 giorni non ha ricevuto alcuna comunicazione. E quindi proseguiamo nella lettura del Messaggero e vediamo che cosa succede a Giulianova, Roseto e in Val di Brata. Buche e cause, l'assicurazione se ne va, il broker. Se la richiesta di risarcimento rientra nella franchigia di 4.000 euro, va gestita dall'amministrazione a proprie spese. Nel frattempo si moltiplicano le denunce e le richieste dei danni. La giunta comunale ha deciso di costituirsi ugualmente in giudizio. E poi vongole, presenza di epatite A e nuovo virus, stop alla raccolta ad Alba e Martinsicuro. E sono state anche ritirate dal commercio. E poi a Giulianova, guardia medica all'ala ovest dell'ospedale, e quindi vediamo questa notizia, che dalla serata di domani gli utenti che avranno bisogno del servizio della guardia medica di Giulianova non dovranno più recarsi al primo piano della palazzina di psichiatria, ma dovranno recarsi al primo piano dell'ala ovest dell'ospedale, quindi una notizia di servizio. E andiamo a vedere le pagine del Messaggero sullo sport. Sogna la Serie A con il Pescara. Vediamo quindi il numero 1 Vincenzo Fiorillo, che punta a costruire un gruppo forte con senso di appartenenza, da capitano futuro a leader massimo. Vanta 112 presenze in biancazzurro, il tesoretto del Delfino 5 milioni per ripartire mercato e cessioni. E poi l'Aquila, Ius e Gulluni pronti a chiudere, siamo in Serie D. E vediamo adesso a Questapone, super vittoria di rigore, spugna il parquet della Luparense 8-7 ai tiri piazzati dopo una rimonta strepitosa, Mammarella da urlo, la serie adesso è sull'1-1, lunedì gara 3 in casa al Pala Giovanni Paolo II. E ancora in Serie D va stese il DS Micciola, va via. E vediamo ancora, sfogliamo le pagine del Messaggero, e non c'è più nulla per quanto riguarda lo sport, e andiamo a leggere invece la Città, quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo principale della Città: restituito il cellulare a Scarpantonio, l'inchiesta sugli appalti pilotati per le strade, terminati gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza, e mazzette per i cartelloni stradali, il funzionario ANAS andava gratificato alla Foce del Tronto, vongolare ferme per colpa del virus, e a Giulianova ladre di vasi al Santuario dello Splendore. E poi su Teramo al Voto, Team gestita come servizio alla politica, e Teramo al Voto 2, ufficio comunale mobile per tutte le frazioni, e la CONA assegna la patente ai candidati. E la fotonotizia: Ateneo inaugurato il nuovo giardino d'arte contemporanea, exempla culturali. E poi parco giochi anziché parcheggio a Roseto, via libera dal comune per Fonte dell'Olmo. E l'osservatorio in città, oltre 11.000 osservatori con gli occhi puntati sulle elezioni. L'osservatorio politico abruzzese. Poi le notizie che riguardano la regione: fiduciosa sulla conversione del decreto sisma, il commissario De Micheli rassicura sulla proroga degli sgravi, continuerò a martellare le istituzioni. Allarme ricostruzione, abbiamo messo delle regole, alcune sono migliorabili ma altre sono dei presidi su come le risorse pubbliche devono essere utilizzate, perché possono esserci appetiti illegali da parte di chi nelle illegalità vive. Sono queste le parole del commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli.
che ha fatto queste dichiarazioni a margine di un convegno tenutosi a Pescara sul la ricostruzione e la ripartenza di tutta l'area interessata dagli eventi sismici dal 2016. Infatti era dedicata proprio all'Appennino centrale e appunto lei ha fatto queste affermazioni mantenendosi molto fiduciosa sulla conversione del decreto in legge, ma soprattutto mantenendo alta l'attenzione e decisa a non abbassare assolutamente nessuna forma di difesa per quanto riguarda quelle barriere legali che ovviamente servono quando passano tanti, tanti soldi, tanti flussi di finanziamenti che ovviamente potrebbero appunto sviluppare appetiti non proprio leciti. La De Micheli, insomma, su questo è molto, molto presente. E poi l'allarme lanciato dall'avvocato Vincenzo Di Nanna durante la conferenza stampa con Stefano Sassano e Rita Bernardini: continua la strage di legalità nelle carceri della nostra regione. E quindi restituito il telefono cellulare sugli asfalti combinati, l'inchiesta, la procura indaga sulle imprese che avrebbero fatto cartello per condizionare e indirizzare l'assegnazione dei lavori sulle strade, terminati gli accertamenti delle Fiamme Gialle, su conversazione e contatti del consigliere provinciale. Quindi va avanti questa inchiesta giudiziaria, processo agli sgoccioli per ieri le ultime arringhe dei difensori, fra 2 settimane la sentenza per i 19 imputati. Truffa sulle motorottamazioni, le difese rispettate, la legge. E qui siamo nuovamente in campagna elettorale con Gian Guido D'Alberto che si espone per quanto riguarda la Teramoambiente, gestita come un servizio alla politica in tema Conti. A TV6 Gian Guido Alberto punta sulla mala gestione della partecipata comunale e sulla riorganizzazione per il candidato di centrosinistra alla società partecipata, va rimessa appunto sui servizi ai cittadini. Intanto Alberto Covelli, l'ex consigliere di maggioranza, è critico sulle risorse umane, alla Team troppi impiegati amministrativi. E ancora, in oltre 11.000 osservatori del voto, nato da un'idea di Marco Desiati, su Facebook l'osservatorio politico è diventato un riferimento per la campagna elettorale e politica internet. È incredibile, ma sono proprio i politici a non aver compreso appieno quanto sia determinante una campagna social. E l'attacco: il candidato sindaco promette battaglia per il rientro degli oltre 4.000 cittadini sfollati, Cavallari contro D'Alfonso per i ritardi all'ufficio Sisma. E poi sulle frazioni, il candidato sindaco Mauro Di Dalmazio lancia il comune in movimento, proposta per un ufficio comunale mobile, e il cubo di Exempla nei nuovi giardini di Unite, inaugurato il percorso d'arte contemporanea con una collezione di pezzi dei maestri teramani. Vediamo qui le immagini dell'inaugurazione di ieri. Quel querelle sindacale alla Lisciani Giochi, la CGIL parla di contratti pirata, smentita e redarguita da Ampit e CISAL. Galeotta fu infatti la visita di Giorgia Meloni alla Lisciani Giochi. Infatti, dopo la visita, insomma, venne sollevata, anzi, in concomitanza della visita, venne sollevata dai sindacati la problematica relativa alla contrattazione della Lisciani. Al liceo Delfico, in mostra le foto del potere della fame e sugli impianti sportivi il palazzetto potrebbe restare chiuso per tutta l'estate. L'Acquaviva giudicata per 20 anni, nessuna offerta per il Palace Capriano. Insomma, c'è infatti un battibecco in questi giorni tra Giovanni Cavallari di Bella Teramo e Roberto Canzio della Lega, ex assessore. Quindi è arrivata ieri la giudicazione definitiva, ne è destinataria l'associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro Teramo a Spicchi, che in sede di bando di gara si era riconosciuto un punteggio di 76 su 100. Quindi a comunicare questo passaggio della giudicazione è infatti una determina dirigenziale. E insomma, speriamo, insomma, ci siano buone notizie per gli impianti sportivi della nostra città, gli impianti dell'Acquaviva che tanto sono frequentati, ma che insomma, hanno bisogno, insomma, di una gestione continuata e efficace. E sull'esercitazione del sisma, evacuati 5 istituti, ieri mattina la simulazione organizzata dal comitato Assai con Cives
protezione civile e Croce Rossa. Vediamo qui le immagini, possiamo anche mandare il servizio della prova di evacuazione con tempi ridotti e perfetta sincronia tra gli alunni, il suono della campanella e l'attivazione della protezione civile. Vediamo il servizio in due minuti. E poi subito a seguire la pubblicità e rientriamo con la rassegna stampa. Preside, una prova di evacuazione perfettamente riuscita. In tre minuti i bambini e i ragazzi erano tutti fuori. Sì, questa è la settima prova che facciamo in questo anno scolastico e la settimana scorsa ne è stata fatta una completamente a sorpresa. E abbiamo impiegato 4 minuti, abbiamo rivisto nell'ultima settimana di nuovo il piano di emergenza per determinare un migliore deflusso, quindi abbiamo tolto alcune classi che uscivano dalla scala di emergenza, le abbiamo fatte evacuare dal portone principale e abbiamo visto che abbiamo guadagnato in tutto questo un minuto. Per noi la sicurezza è importante, per me personalmente è stato uno dei punti più importanti anche quando eravamo meno consci dell'arrivo del terremoto, i problemi ce li siamo incominciati a porre dal 2009 in poi, però io ho iniziato a Mociano con la protezione civile già dal 1999. Dal terremoto di San Giuliano abbiamo iniziato a fare delle esercitazioni come questa di oggi con la protezione civile e negli ultimi tempi, anche dall'ultimo terremoto, abbiamo fatto anche lezioni agli studenti. Appena sono arrivata nel 2016, sempre con la protezione civile, eravamo ancora alla vecchia scuola primaria San Giuseppe, abbiamo fatto lezioni di sicurezza già dai bambini della prima elementare. E quindi l'anno scorso è stato un anno duro perché sentivamo proprio il timore, la paura di ciò che era successo, che potesse di nuovo riaccadere. Quindi la sicurezza è diventato uno dei pilastri anche in termini di insegnamento nei confronti degli alunni e così anche di esercitazioni pratiche, perché appunto per noi deve essere una cultura. La Cives sempre in prima linea, ovviamente anche in questa prova generale, però continua tutto a essere nei tempi perfettamente organizzato. Da questa mattina noi eravamo stati avvertiti di queste prove fatte da un'associazione Scuole Sicure. Questa mattina siamo stati alla San Berardo, adesso la prova di evacuazione è stata fatta qui alla Molinari. Da quello che abbiamo potuto rilevare si è svolto tutto in perfetto ordine nei termini indicati dal piano di sicurezza e che quantomeno questi ragazzi e i docenti sono preparati in caso di evento sismico. Eccoci qui, quindi le scuole interessate da questa prova di evacuazione sono state 12 in tutta la città di Teramo per un numero complessivo piuttosto elevato di studenti che quindi ieri hanno effettuato questa prova di evacuazione che in realtà era a scuole campione in tutto l'Abruzzo per un totale complessivo di circa poco più di 5.000, poco più di 4.000 studenti, quindi un gran successo e soprattutto una buona reazione nei tempi. E ancora sulla scuola, continuiamo a leggere i titoli della città, scuolabus pagato per arrivare sempre in ritardo, i genitori della ex San Giuseppe chiedono di razionalizzare corse e orari per il prossimo anno scolastico, il problema è il pulmino previsto alle 8:25 allo Spirito Santo, arriva più tardi con conseguenze sugli orari di ingresso alla Molinari. E poi lo screening gratis con la Lilt al Mazzini per i tumori maschili a Piazzetta del Sole. Questa sera l'evento conclusivo per Riciclati ad Arte, il progetto di alternanza scuola-lavoro della seconda A e B del liceo classico Melchiorre Delfico, e quindi che hanno allestito questa mostra a Piazzetta del Sole in contatto con l'artista, con il designer Manolo Benvenuto.
benvenuti. E ancora banda larga, accordo in provincia, siglato un protocollo tra TIM e Open Fiber per armonizzare la rete internet. Si attende, insomma, la banda larga e questa fibra già da diverso tempo, speriamo che si arrivi velocemente a questo accordo. E poi politica, Bella Chioma annuncia Salvini in città per il 6 giugno, quindi il leader leghista sarà mercoledì 6 giugno qui a Teramo. E poi in provincia il funzionario ANAS andava gratificato per l'impegno. L'inchiesta, tutto è nato dalla denuncia di un imprenditore che dopo aver pagato una mazzetta non ha voluto pagarne una seconda a Di Luca per una pratica ferma all'ANAS e si è rivolto alle Fiamme Gialle. Presunte mazzette, in aula testimonia un gestore dei cartelloni pubblicitari lungo la statale adriatica e sulla testimonianza ho fatto da tramite con i miei clienti che hanno pagato per il buon esito delle loro pratiche. E sul turismo dal 1 al 24 giugno incontri culturali, sportivi ed enogastronomici per promuovere Atri, Pino, Toroseto e Silvi. Il 2 giugno Sgarbi sarà ad Atri, quattro territori uniti dagli eventi del Cerrano Family Festival. Al voto Fratelli d'Italia si schiera al fianco di De Berardinis. E poi sulla pesca alle vongole bloccata dai virus, divieto precauzionale nel tratto di mare tra Fiume Vibrate e Fiume Tronto. L'origine, il Cogevo chiede di trovare l'origine del problema indagando sullo stato dei fiumi e dei depuratori. Purtroppo questo si verifica. Martinsicuro alle vongole, pesca alle vongole che è stata vietata in questo tratto di mare, questo dopo che i campionamenti effettuati nella zona hanno riscontrato la presenza di due agenti patogeni, l'epatite A e il norovirus. Decisione arrivata dopo che i sindaci di Martinsicuro e di Alba Adriatica hanno ricevuto le risultanze dei controlli dell'ASL. E a Martinsicuro il gruppo Città Attiva dà una lettura negativa del bilancio consuntivo 2017, non riescono a spendere i soldi che abbiamo lasciato. E a Mosciano, ospedale, la regione snobba il sindaco, nessuna risposta ufficiale dopo la richiesta di chiarimenti sul riordino guardia medica. Nel frattempo è stata spostata la sede della guardia medica, ora si trova nell'ala ovest dell'ospedale, l'abbiamo già letto sul Messaggero. Poi a Giulianova la scuola De Amicis ha ospitato i musicisti della banda di El Salvador, il festival delle bande entra nel vivo con il gemellaggio. Urbanistica, i contrasti, Borgatti plaude al taglio dei 50.000 metri cubi di cemento, D'Orazio nutre scetticismo dal punto di vista procedurale. Il PAN di Roseto divide gli ambientalisti, si pensa di tutelare gli agricoltori attraverso la redazione di piani particolareggiati ad hoc. E a Silvia Alvoto Del Vecchio risponde alle accuse sulle inesperienze. E poi il taglio del nastro per la nuova sede di Colline Teramane, l'inaugurazione servirà anche per confrontarsi sul settore vinicolo, ne ha parlato ai nostri microfoni il nuovo presidente di Colline Teramane, Cerulli Irelli. E poi un'oasi commerciale aperta anche la sera, apre oggi il nuovo punto vendita a Roseto, caratterizzato da architettura innovativa ed ecosostenibilità. E a Roseto, Fonte dell'Olmo, via libera al parco giochi al posto del parcheggio, insomma è una buona notizia. Cultura De André, tre voci per una storia, lui, io, noi, Dorighezzi e la sua vita con Faber nel libro scritto con Meacci e Serafini. Andiamo avanti, dove va l'Europa? Occhio a non dar credito al demagogo di turno. Cosmopolitismo, inclusione e democrazia, questi rimedi per tenere a bada gli slogan urlati e soluzioni troppo facili. Interessante questo articolo da leggere per trovare, insomma, una dimensione alle tante affermazioni che si sono lette in questi giorni anche sui social, anche spesso improvvisate. Comunque bisogna stare sempre molto attenti. L'opinione personale, le affermazioni e le asserzioni sono altre. Sullo sport andiamo adesso, Teramo slitta la decisione sull'allenatore, martedì l'incontro con Modica, mentre Zichella attende ancora, la scelta arriverà solo tra qualche giorno, da non escludere il terzo, nelle prossime ore potrebbe spuntare anche una terza candidatura per la panchina biancorossa, l'allenatore dell'ultima gara di campionato in decisa flessione rispetto ai giorni scorsi. Il ciclismo, un circuito di 9 km con due batterie di partenza per la gara organizzata dalla Abmol Ancarano, in coronerà il campione regionale amatori. Ecco qui, e poi una larga pagina dedicata alla pallamano, presentata in regione la sfida tra Italia e Polonia, che stasera scenderanno in campo al Palaroma di Montesilvano. E poi svelate anche altre manifestazioni.
manifestazioni, insomma, in programma per il 2019-20 e poi ovviamente il riferimento anche alla prossima imminente Interamnia World Cup, arrivata alla 46esima edizione e quindi insomma speriamo che, che riprenda la sua vivacità, il suo brio e l'appeal che la Coppa Interamnia ha sempre avuto. Ancora sul ciclismo, il team Go Fast brilla grazie alle sue stelle, un lavoro di squadra. Nelle Marche è stato il pescarese D'Angelo a mettersi a disposizione del compagno Fedele. Ecco, quindi è chiusa la città e vediamo se riusciamo ad aprire velocemente, ecco, il centro per leggere i titoli principali del centro e vediamo. Ecco qui, la carica sull'Abruzzo, rincaro pedaggi autostradali, la carica di 80 sindaci, ci aiutino i cittadini, riunione a Carsoli, vogliamo conoscere gli atti di Strada dei Parchi, inonderemo il Ministero di richieste di accesso. E D'Alfonso sollecita la messa in sicurezza, una lettera del governatore, elevati rischi sismici, bisogna accelerare gli interventi sui viadotti autostradali. E poi vediamo, ecco qui, la notizia di apertura del centro. Oggi la piccola Noemi compie 6 anni, la bimba che insegna a sperare. Parla il papà Andrea Sciarretta, ogni giorno in più è una conquista. Grazie a lei la nostra vita ha un senso profondo. Un bellissimo esempio. Terrore a Liegi, il killer era dell'ISIS, aveva già ucciso Daesh, rivendica l'azione, era dei nostri, stiamo parlando dell'attentato terroristico di Liegi. E andiamo, continuiamo a leggere, ecco qui, le pagine dell'Abruzzo, del centro, l'apertura Confindustria tra Europa e aree di crisi, assumere oggi costa meno. All'Aquila un workshop nella sede degli industriali sugli incentivi alle imprese, tutte le opportunità e gli sgravi per giovani over 35, disoccupati e donne, buone notizie. E ancora vediamo l'apertura per quanto riguarda Teramo, la città verso il voto, scuole sicure, va ripreso l'iter per i poli di ex stadio Acquaviva. Dopo la grande paura del sisma e i progetti annunciati non c'è stato alcun intervento risolutivo. Brucchi, abbiamo lasciato risultati e una buona programmazione, ora tocca al mio successore. E qui vediamo l'ingresso delle prove di evacuazione, insomma, di ieri. E a San Berardo dal Comitato Civico ricorso sulla chiusura della sede. Dichiarata inagibile, c'è stato ecco qui appunto, vediamo appunto la foto delle prove di evacuazione, poi proposte per rilanciare le frazioni di Dalmazio, servizi con ufficio mobile, D'Alberto recuperiamo la ex Febo e poi Canzio che replica Cavallari sulla gestione del Palabinchi, non c'ero quando fu assegnata. Andiamo a vedere, ecco qui, il Tordino, lo sfascio del parco fluviale nel tratto a Valle della Cona, la pista è franata in più punti, priva di protezione, assediata dalla vegetazione, insomma ci sono necessari interventi di manutenzione. Ecco qui le elezioni del Rettore, due candidati, così si migliora l'Ateneo, quindi il confronto pubblico previsto per oggi tra Mastrocola e Mangiameli. Poi una mamma di Notaresco che purtroppo ha perso la vita appena dopo il parto per un'emorragia, 39 anni, dopo 3 mesi in rianimazione sembrava di essersi ripresa, invece ha avuto una crisi fatale mentre svolgeva la riabilitazione. Abbiamo visto appunto la restituzione del telefonino a Scarpantonio e poi a controguerra al voto, Carletta avrei preferito un rivale ma non temo la sfida sul quorum, proseguiamo ad Alba, la città non è pronta per l'estate, aree verdi abbandonate, nessun grande evento organizzato, amministrazione bloccata da fratture interne. E a Giulianova la Lega dice no alla chiusura serale di Piazza Libertà, tassa sui rifiuti a Roseto, scatta il ricorso di operatori turistici e negozianti, chiesto al TAR l'annullamento delle delibere. E proseguiamo, andiamo a Silvi dove la tassa di soggiorno resta in vigore, il TAR respinge la richiesta di sospensiva presentata dagli albergatori, ritenuta legittima la procedura del commissario. E a Pescara invece tanti programmi per un'estate di grandi eventi che il centro propone in questo specchietto. E la tragedia del viadotto, ancora ovviamente le indagini proseguono, il sedativo conferma la premeditazione, Francesco Angrilli, zio della piccola Ludovica, almeno la consolazione che non abbia capito cosa le stesse succedendo.
Passiamo all'apertura di Monte Silvano, la nuova viabilità apre dopo 21 anni il ponte Sant'Angelo. Il presidente della provincia di Marco inaugura il primo dei collegamenti sul saline tra Monte Silvano e città Sant'Angelo. A Chieti, lavori all'ex cartiera ed ex burgo, parte la bonifica nei terreni contaminati. E a Lanciano il fallimento Masal, strisce blu, c'è un buco di 200.000 euro. La società che gestiva e parcheggia a pagamento non ha mai versato le somme. Il comune presenta ricorso per avere i soldi. E l'apertura dell'Aquila dedicata al Consiglio, approvato il consuntivo, comune, patrimonio da 1 miliardo, l'Aquila è la sesta città per proprietà immobiliari, le 240 abitazioni equivalenti valgono 80 milioni di euro. E poi l'inchiesta nella Marsica, false invalidità, sul Mona, rapina finita nel sangue, anziano massacrato di botte, 3 arresti. E vediamo velocemente le pagine dello sport, il mercato dei nababbi, ovviamente stiamo parlando del nazionale, ma noi dobbiamo andare a vedere le pagine dell'Abruzzo. È un abruzzese ai mondiali, abbiamo già visto la notizia che di liberatore, io in Russia tra riti, sacrifici e passioni, in mancanza della squadra nazionale italiana abbiamo un abruzzese. Poi in Serie B le manovre dei biancazzurri, Pescara, Palazzi e Machin a un passo dalla conferma. Vediamo in Serie C la scelta, Teramo, ora c'è Modica in pole per la panchina, un altro contatto questa volta telefonico tra il patron Campitelli e l'allenatore siciliano che deve dare risposta entro il fine settimana. E calcio a 5, all'inferno, il ritorno, l'acqua e sapone, fa l'impresa ai rigori, abbiamo visto che è finita con un 7-8. Il basket, Petrucci, futuro in buone mani grazie ai giovani, l'esempio da seguire è Spagnolo al Real Roseto, Cimorosi merita un monumento. Bene, a tutto anche per il centro, andiamo in qualche minuto di pubblicità e rientriamo con la nostra ospite per fare un viaggio nel mondo dell'informazione nato per le famiglie e poi per tutti, e sapere che cosa si può fare con i bambini durante la prossima estate. A tra poco. Eccoci qui, bentornati, salutiamo la nostra ospite Donatella Toletti. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Donatella è autrice del blog, della pagina Facebook Mamma dove mi porti Abruzzo e dintorni, e adesso lei ci racconta un po' come è nata questa pagina, questo blog, e quanto la creatività di una giovane mamma riesce a esplodere in momenti di pathos con bambini piccoli. Infatti, per sfuggire dal caos, dalla routine sì. Insomma, dalle cose da fare, insomma, perché anche le mamme hanno un'anima, è vero? Assolutamente sì. Sì, tutto è nato il blog è nato nel 2015 ed è la conseguenza diretta della perdita del lavoro avvenuta nel 2012, inizio 2013. Mi sono ritrovata con un bambino di 1 anno che ancora allattavo, l'altra bimba di 4 anni. Era gennaio, periodo tristissimo, quindi non si poteva uscire, e quindi è stato un anno un po' difficile. Poi piano piano ho maturato l'idea di impegnarmi in questo senso, perché comunque mi piacevano i social, in particolare Facebook, chiaramente c'è stato il boom in quegli anni, quindi mi appassionava. E da lì ho iniziato sul mio profilo, perché all'epoca non avevo pagina o gruppo, iniziavo a condividere gli eventi a cui partecipavo io oppure a cui volevo partecipare. Le mie amiche mi chiedevano maggiori informazioni, magari mi chiedevano di venire con me quando pubblicavo le foto, e da lì ho pensato che magari potesse essere interessante anche per gli altri. Infatti, e ti sei messa e hai costruito, sì, prima il blog e poi la pagina. Prima il gruppo Facebook, nell'aprile 2015, sì, che è iniziato a crescere sempre di più. Lì condividevo gli eventi che trovavo in rete. E poi ho avuto la necessità di trovare un contenitore per questi eventi, perché comunque nel gruppo la bacheca scorreva, quindi era difficile poi trovare, certo, un riferimento immediato, particolare. Esatto. E quindi ho iniziato prima a fare il riepilogo degli eventi per il fine settimana con le locandine, così in maniera autonoma. Poi però ho pensato che magari fosse più utile anche spostarlo sul web, proprio oltre che su Facebook, certo, perché magari qualcuno non era iscritto a Facebook e aveva, certo, necessità di cercare in altro modo. E quindi, in via del tutto autonoma e da autodidatta, ho aperto il blog
E poi la curiosità ha fatto il resto, perché comunque mi sono appassionata subito. Infatti, ecco qui una giovane mamma, ecco qui nel blog ci sono tutte quante le tue informazioni. E poi hai diciamo fatto per sezioni nel blog, cioè sì. Sei partita appunto dagli eventi per le famiglie, poi l'Abruzzo, più curiosità sull'Abruzzo, in Italia e poi parole all'esperto, insomma si sta ampliando, tante sì. sezioni in più. Sì, questo in particolare è merito di Valentina Scipioni, che ha preso a cuore il progetto, e quindi dall'anno scorso dal blog il blog si è trasformato in un sito vero e proprio, e quindi da questo punto di vista in questo momento sono tranquilla, perché lei mi cura tutto, tutta la parte sì, tecnica in particolare. Io poi chiaramente mi occupo dei vari post che preparo di volta in volta, e quindi su questo sì, sono abbastanza tranquilla per il blog, per il sito, insomma, ecco. E la divisione per sezione sì, è stata necessaria proprio per dare una maggiore fruibilità e avere più facile accesso nel trovare le notizie. Eh sì, perché ovviamente diciamo che è vero che ci sono gli eventi per famiglie dove chi ha i figli ha dei problemi organizzativi, no? Che insomma non possono però per questo impedire di uscire o di dedicarsi, no? Di fare dei fine settimana o anche una domenica pomeriggio, un sabato sera, insomma. E spesso però nel caos che si viene a creare e il ritmo non si riesce a dire ma dove vado adesso, no? E uno invece c'era bello sistemato qua, e quindi tu fai questa sì. bella selezione. Lo scopo era proprio quello, infatti, avere tutto a portata di mano all'occorrenza, ecco, avere con un click la possibilità di scegliere che cosa fare, anche solo stando a casa comodamente sul divano per il giorno successivo. In un momento di quiete, sì. dice mi programmo il fine settimana, sì. esatto, l'evasione. E poi vivere l'Abruzzo, anche qui, insomma, vai scopri anche tanti posti nuovi magari, perché spesso uno... si fa no, sulla scia della moda oppure del sentito dire, fa sempre le stesse cose, esatto, bene o male. Sì. Invece ovviamente la tua caratteristica è quella di scovare e di dare input differenti. Sì, lo scopo è proprio quello, Mamma dove mi porti è nato proprio con lo scopo di scoprire il territorio circostante, insomma l'Abruzzo che abbiamo a portata di mano, quindi una passeggiata, un parco giochi, il museo, un gelato e la giornata in famiglia. Infatti, sì, con buona pace di tutti, con buona pace di tutti. E sono anche posti dove poter tipo collocare bambini e poi i genitori possono, diciamo... Anche, sì, qualcosa si sta muovendo anche in questo senso, dal punto di vista baby friendly, proprio in sì. Abruzzo si sta... Ecco, questo è importante sì. perché... Lo scopo è anche quello, sensibilizzare un po' la regione in generale, comunque, per cercare di creare nuove opportunità proprio per le famiglie, quindi servizi e tutto quello che può servire, insomma, negli spostamenti e... per rendere una giornata piacevole per tutti, infatti, anche per i genitori. Anche per i genitori, infatti, sì. che non devono necessariamente essere sempre a servizio esatto. dei figli, ma devono insieme godersi un momento di evasione. Esatto. E quindi poi c'è Ti porto in Italia, e anche qui, sempre la finalità sì. la stessa, però ovviamente abbiamo ampliato i confini. Sì. Questi sono piccoli spostamenti che abbiamo fatto noi, tipo ecco il Pompei con il MAV, il museo, ad Ercolano, l'Umbria, insomma piccole gite così in famiglia. Benissimo, veramente molto 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 interessante. E qui è possibile fare prenotazioni da tutto, oppure soltanto l'evento che viene presentato? No, lì ci sono anche i siti di riferimento, sì, quindi di riferimento. Chi vuole può cliccare e di conseguenza contattare direttamente la struttura. Ok, e poi c'è la parola all'esperto. Sì, questa è una novità. Ecco, spiegacela. Sì, praticamente con l'obiettivo di, spero insomma, di farlo diventare un magazine a tutti gli effetti, sono nate queste amicizie con... In questo momento vediamo la pedagogista, la maestra di yoga, la dietista, adesso a breve partirà la collaborazione con la psicologa Raffaella Di Gregorio, la fotografa Antonella Di Paolo, quindi sono piccoli consigli esperti di esperti che hanno accettato di scrivere per il blog. Tutto in un blog, molto comodo, sì, insomma, sì. nel senso che è tutto riferito a ciò che ti può venire in mente, perché poi ovviamente è questo, no? Cioè da un input ti può venire in mente, oddio, a me...
ma che cosa gli porto da mangiare, per cui no, devo fammi questo, se lo può mangiare, oddio questa non mangia queste cose, magari come posso organizzarmi? Sì, perché a volte magari le cose scontate sono le più difficili da trovare, poi è in vero, realtà è così, cioè nella routine uno ovviamente si gestisce i suoi tempi, le sue sa benissimo nella sua testa qual è lo schema da attuare, però poi quando devi andare fuori ti trovi dei piccoli ostacoli che dici non ci avevo pensato, e qui invece si riesce a risolvere tutto. Insomma, il avere figli insomma non deve essere un freno, anzi è un diciamo è un modo anche per uscire dalle zone comfort, no, della comodità della casa. Esattamente. Ecco, e dire ok, si va, si prova a fare tutto questo e andiamo e lanciamoci. E poi il calendario degli eventi. Sì, questa è proprio la novità assoluta, perché è stato aperto ieri praticamente. Ecco qui. Ah, beh, allora lo inauguriamo in diretta. Sì. Ecco, perfetto. Sì, ci sono gli eventi a cui ho partecipato, comunque insomma una selezione degli eventi proprio fatta per Mamma Dove Mi Porti. E, a brevissimo il 2 c'è a Tortoreto la presentazione dell'Estate Tortoretana, organizzata dall'Associazione Albergatori Tortoreto, con le letture per bambini, l'animazione e con l'evento di punta che sarà poi il 23 giugno con la Notte Rosa dei Bambini. Quindi insomma. Ecco qui, insomma, tanti input, Donatella, veramente tanti input per le famiglie. Ecco, sulla sensibilizzazione del turismo baby friendly, io diciamo che aprirei veramente una parentesi, è vero, perché insomma c'è una necessità grande. No? Sì, grande, perché quando si decide di spostarsi non è che uno fa i figli a caso, nel senso dice mi piacerebbe andare in viaggio, portarlo, ma senza dover andare chissà dove, cioè delle cose immediate, vicine e fruibili che si possono fare e organizzare in un tempo limitato, ma godere di quei giorni. Esatto, ecco, bisogna sensibilizzare sotto quel punto di vista. E in questo senso Tortoreto si sta muovendo proprio su questa linea. Tra l'altro il post su Tortoreto è stato il primo in assoluto che ho scritto nel 2015, proprio dedicato, perché effettivamente è un litorale che si presta molto. Assolutamente sì. Sì, è fruibile in questo senso. E di conseguenza dall'anno scorso è nato proprio il marchio Tortoreto Baby Friendly, e mi fa tanto piacere perché comunque diciamo che l'idea è partita, non dico da me chiaramente, però ho contribuito sicuramente a porre l'attenzione. Poi ho avuto modo di avere riscontro in questo senso, quindi mi hanno confermato che... Racconta come si sta ampliando il tuo giro, che tipi di contatti hai. E infatti proprio dagli eventi, se magari possiamo rimettere il calendario. Il 3 giugno sarò a Prati di Tivo con Pretuzzi Runners Teramo, con la seconda corsa del Gran Sasso, il Family Day, con tante attività per le famiglie, dall'arrampicata al Nordic Walking, l'orienteering, l'escursione, oltre chiaramente alla corsa competitiva e nonne, anche per i bambini. Continua poi la collaborazione nata a gennaio con la Compagnia delle Guide. Il 17 giugno ci sarà l'arrampicata, che purtroppo è stata rimandata per maltempo a maggio. Il 23 e il 24 giugno ad Arsita, con la Proloco di Arsita, c'è la Notte di San Giovanni, con escursioni, attività per bambini, il falò e insomma tante altre attività che presto verrò, che lancerò. Sono già sul calendario, però ancora non esce il post relativo perché è in via di ufficializzazione il programma. Insomma, chi dice che qui da noi non c'è niente da fare dice una bugia, diciamo. Poi è chiaro che è tutto relativo, ecco, alle attività anche regionali, insomma. Certo. Tutto rapportato alla nostra però insomma, però diciamo, l'altro ieri, martedì, è stato ospite della trasmissione prima di tutto l'assessore Giorgio D'Ignazio, l'assessore al turismo, che sta facendo un lavoro di grande promozione del territorio e di sinergia, insomma, per cui sicuramente il nostro territorio offre un potenziale enorme veramente. Sì. Le spiagge per quanto riguarda il mare sono attrezzatissime per i bambini, io credo che non ci sia
nulla di meglio, anche perché non sono iperaffollate, per cui esatto, si può godere. Poi fondale basso, sabbia fine, esatto. Tutti bene o male attrezzati con giochi per bambini, quindi bene o male così si fruisce benissimo. Sì, benissimo. Stessa cosa per la montagna, insomma a poca distanza anche i prati di Tivo offrono, diciamo, non solo prati di Tivo, insomma sono tanti comprensori anche della nostra prova Rocca Raso, sì, esatto, sì, se uno si vuole spostare un po', certo, di più. Ma proprio nell'immediatezza abbiamo e poi tutti i comuni della zona montana e l'area montana che sono bellissimi anche soltanto da visitare, è sì, vero? Sì, sì, assolutamente. Anche solo saper fare, diciamo, diremmo da fare una passeggiata in montagna, così vado a scoprire un borgo nuovo esatto, e vedere. Noi infatti siamo stati a maggio con Compagnia delle Guide a Crognaleto, a Piano Roseto, quindi un'escursione bellissima alla chiesa della Madonna della Tibia, quindi insomma sono divertiti tutti, ne basta veramente la pena. Infatti i tuoi figli ormai stanno crescendo. Sì. Diventa sì, più sì, impegnativo, come secondo Ma te? In realtà no, perché diventano più autonomi, quindi risulta tutto più semplice, tutto più gestibile. Certo. Finché sono piccoli sono altre necessità, adesso si cambia in un altro senso, ci sono altri pensieri in un altro senso. È come sempre, sì, diciamo che non si è finisce così. Mai. No, assolutamente, è rapportato a tutte le età sicuramente, esatto, insomma, per cui. Però sicuramente i bambini che si abituano a uscire sono poi anche più disciplinati. Perché diciamo che è vero, sì, riescono, ma devono, se vogliono qualcosa, insomma, devono stare più attenti, sono più, riescono a essere gestiti, credo, un po' meglio, perché devono stare più attenti ovviamente con, certo, con i genitori nelle vicinanze e quindi poi diventano anche più organizzati, no? Più gestibili probabilmente, è vero che la libertà magari li lascia più, no? Sì, poi chiaramente dipende dalle situazioni, insomma, non si può generalizzare, perché magari a volte sono bravissimi, altre volte invece... Sì, vabbè, questo è chiaro, questo è scontato. È chiaro. Sì, però in linea generale sì. Fa bene, insomma, sicuramente sì, fa bene muoversi, devi fare così, insomma, insegnare al movimento e alla gestione del movimento, anche soltanto mettersi lo zainetto. Sì, assolutamente, ecco, poi per quello comunque cose. Scoprire il territorio anche per loro è fondamentale, no? Infatti mio figlio dice sempre che il giorno più bello della sua vita è quando siamo stati al mulino di Arsita, per lui è stata l'esperienza più totalizzante. È bellissimo, bellissimo, e quindi ecco qui, quindi tutti gli appuntamenti con locandine, insomma sta diventando una gran bella realtà, ecco. Vabbè, questo è un post datato di marzo, però dove andare in gita di fine anno con la scuola in Abruzzo, anche qui. Effettivamente sì, hai fornito anche dei feedback agli istituti? Sì, praticamente sì, perché comunque tutto è partito dalle richieste che mi arrivavano, perché le domande, le richieste sono quotidiane, tutti i giorni rispondo a email, magari anche più che altro messaggi Facebook, WhatsApp. E una delle domande più frequenti in quel periodo era proprio questa, dove poter certo, andare con, soprattutto magari con la scuola dell'infanzia, perché i bambini sono piccoli, esatto, non si volevano allontanare. E quindi dalle risposte che io ho fornito ho poi preparato un post di conseguenza. Perfetto. Perché pure lì ho pensato che magari potesse essere utile ad altre persone. Assolutamente sì, assolutamente sì. Veramente un blog di servizio, come si suol Ci dire. Provo. No, ma ottimo lavoro, veramente Donatella, perché ecco, ritorniamo sul concetto iniziale, nel senso che spesso le cose più semplici sono quelle che poi creano più difficoltà, no? Quindi sì, sapere di avere un riferimento dove uno apre, si controlla, dà una scorta e poi è anche molto fruibile, per cui è facile anche nella consultazione, insomma è tutto di vantaggio, no? Per chi è sempre con tempi risicati, questa cosa è... Esattamente, quello è il discorso, che si va sempre di fretta, di corsa, quindi avere un punto di riferimento può essere utile. Infatti, bene. Allora Donatella, noi adesso finiamo a leggere
velocemente la rassegna stampa, i titoli principali della rassegna stampa online. Tu resta qui con noi a farci compagnia, ci salutiamo a conclusione della puntata, pochi minuti ancora, e qui ci sono, insomma, come stai vedendo questa campagna elettorale, che ne pensi, insomma? Io la vivo un po' da lontano, nel senso che non vivendo a Teramo, quindi non sono direttamente interessata. Non ho molto da dire al riguardo, proprio perché non la vivo in prima persona, ecco. Allora, noi ci godiamo il tuo sito, ok? Il tuo blog e la pagina Facebook. Grazie. Ecco qui, e quindi vediamo Mauro di Dalmazio, voglio un comune in movimento, e poi Ti Video e Ti Voto, ecco come comunicano online i Magnifici 7, e ancora la notizia purtroppo della morte a 39 anni per una emorragia post partum, e poi il ruggito di Leo, sorte de Tremoneta, e vabbè, quindi sono cose da leggere con un po' di pepe, che ogni tanto non fa male, anche per avere un occhio differente. Vediamo velocemente i titoli di City Rumors per quanto riguarda le notizie di Teramo, e velocemente i titoli principali. Si parla di Giulianova, di cumuli di rifiuti nella spiaggia per disabili, ovviamente, insomma, anche questo, insomma, ci sarebbe necessità di una buona organizzazione, no? Programmazione delle cose, perché appunto dicevamo la comodità delle nostre spiagge, poi non solo per le famiglie ma anche per i disabili con accessi facilitati, e poi ecco succedono queste cose. E poi vediamo velocemente ML, e così vediamo i titoli anche per quanto riguarda ml.it, anche ancora qui sulle prove di evacuazione che si sono tenute ieri, organizzate dal comitato ASSAI, e insieme alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, insomma, i bambini sono defluiti con grande ordine e attenzione nei centri di raccolta. E poi il lutto all'Istituto Zooprofilattico, addio a Carlo Zippilli, fu il segretario generale dello sviluppo. Bene, con questa anche con ML chiudiamo. Noi ringraziamo i telespettatori per essere stati con noi anche questa mattina. Donatella, noi ti facciamo gli auguri, gli in bocca al lupo per il tuo lavoro, supporta tanto noi mamme, noi no, tutte le famiglie che vogliono, che devono avere stimoli per poter fare le attività e per potersi, insomma, godere qualche fine settimana, qualche ora di svago. E noi ovviamente vi diamo l'appuntamento come sempre alle 14 con Il Primo Piano, e vi auguriamo una buona mattinata. A più tardi, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao Donatella, di nuovo. Grazie.